nascosta dentro un bosco che nessuno aveva voglia di abitare. Fu così che per dispetto che qualcuno da sul tetto, tutto a un tratto, da sul tetto si mise a urlare. Guarda l'animale! I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone. Lacrime di pioggia, il tuo ricordo mi parla. Dalla mia finestra io guardo il mondo che passa, ed ogni giorno ci sarai. Lorenzo Bucchi in quel di Zurigo. Il suo problema è che ha già dimenticato l'italiano, quindi stiamo cercando un interprete. No, parlo ancora poco italiano. E si fa chiamare Lorenz von Buchenwald. E si guadagna bene Lorenzo Bucchi a Zurigo? Ma guadagnerei pure bene, però costa tutto, 200.000 franchi. Quanto costa un caffè a Zurigo? Non lo so, perché non lo chiedo, non prendo più caffè. Non ci provi nemmeno. Ma che hai fatto? Il romanzo, Promessi sposi mi stai scrivendo. Fa vedere che culturato il nostro Bucchi. Grande. Che hai scritto? A Frank e tutta la famiglia di Binzona Chandler, un grazie di cuore per la stima e l'affetto dimostratomi in tutti questi anni. Massicci, grande Lorenzo, grazie. Prego. Lorenzo, raccontaci la Zurigo by night, i posti migliori per andare a divertirsi, dove un giocatore del Grasshopper si diverte tutte le sere fino alle 4 del mattino. Ho conosciuto, guarda, ti posso consigliare il salotto di casa mia, la cucina di casa mia e la camera da letto di casa mia, perché 10 giorni che sto qua ancora non mi sono mosso da casa. Oggi è la prima sera che esco, che vengo a Zurigo città, che stiamo un po' fuori con gli appartamenti al centro sportivo. Quindi la sera sono sempre rimasto a casa. Ancora grazie per Insona Chandler. Parliamo di donne, Lorenzo. La vita sentimentale, come va? Procede, va bene. Non c'è male, non mi lamento. E donne zurichesi come sono? Ancora non ho avuto modo di apprezzarle, nel senso, ti ripeto, veramente sono chiuso a casa. Ma lo sai che a Bellinzona c'è stato veramente un movimento? Quando mi hai regalato... Ma questo lo dici? No, non lo dico io. Quando io ho preso la maglia di Bucchi a Sion, cioè mi hanno spogliato con gli occhi. C'erano ste ragazzine che se potevano mi mangiavano vivo. Ma non è vero. Mi sono sentito imbarazzato con quella maglia addosso io dopo la partita. Ma perché te la sei messa addosso? Lo sono messa addosso subito io. Eh sì, però fa niente. Volevo l'odore, hai capito? L'odore maschio di Lorenzo Bucchi. Tant'è che una ragazza l'ha presa, l'ha odorata, ha voluto odorarla. Ti giuro, non sto scherzando. Veramente, non sto scherzando, l'ho voluto odorarla e mi fa, ah no, però dai, sa di buono. Vabbè. Preso col menù in tedesco, questa la voglio vedere. Non so che c'è scritto. Capisco solo cordon bleu, Rindsfilet, perché c'è scritto Arghi, quindi sarà sicuramente, capito, tipo l'entrecord. Perché nel caso ti faccio fare una incredibile, però non puoi fare un cazzo. La dieta del campione. Dai cazzo, prima con la birra, il campione. Bella la vita a Zurigo, Zurigo, Tare.
le voci incontrollate a Bellinzona secondo cui Lorenzo Bucchi sarebbe una persona tirchia. Vabbè, stasera torna a casa e piano. Sta pagando il, no, ma sta pagando il conto seriamente, non è uno scherzo. Con i soldi del Ghezzè. Del Ghezzè, con quei 120.000 franchi al mese che prende adesso. La doppia, fa sempre impressione. Poi il mercato Grazie Ghezzè. Così è 90. Non si. Se venite a giocare a Grasshoppers, questa è la macchina che vi aspetta. Come vedete Lorenzo Bucchi rispetto alla... Cosa c'avevi prima? Cos'era quella caccavella lì? C'ho la Passat familiare del 98, ma appena arrivato. Un po' a diesel era, no? Faceva un fumo. C'è una promozione dell'acqua. Bellinzona, un augurio al Bellinzona e bellinzonesi, dai. Vabbè, un augurio di cuore a tutta Bellinzona, a tutti i bellinzonesi, a tutti gli amici di Bellinzona Channel. E... niente, grazie, in bocca al lupo alla squadra e ci vediamo presto. Ci vediamo Bellinzona, ti facciamo il mazzo tanto, non preoccuparti. Sì, l'avversario. Già me l'aspetto, fischi, contestazioni. No, assolutamente. Salta con noi Lorenzo Bucchi. Vero, qua non salta più, con come noi. Dicono. Come si dice salta? Manca. Come si dice salta? Non esiste. Non esiste in tedesco. Non esiste. No, non si usa. Mia. Ghezzè. Ah sì, Ghezzè. Ma tanto è giornata, ma anche così. Ma goditela, va, finché ce la fa. Che sfigato. Facci vedere. Lacrime di pioggia, il tuo ricordo mi parla, dalla mia finestra.